Ciao a tutti, sono Isabella di The Information Lab Italia. Nel video tutorial di oggi andremo ad esplorare quelli che sono gli aspetti relativi al controllo di accesso ai dati basato sui ruoli e utenti di Snowflake, quello che viene per semplicità rinominato come RBAC, ovvero Role Based Access Control. Nello specifico andremo a vedere come fare per creare un nuovo ruolo e come concedere permessi specifici. Tratteremo inoltre anche il ruolo di account admin, ovvero il ruolo di amministratore dell'account. Continuiamo quindi la nostra serie di video tutorial, riprendendo quello che è il dataset City Bike e Weather, prestando ora attenzione ai ruoli di Snowflake. All'interno della nostra piattaforma, il vostro utente, come possiamo vedere nel riquadrino in alto a destra, avrà il ruolo di sysadmin, essendo appunto un utente root. Cliccando però sulla freccettina in basso, troviamo la possibilità di cambiare ruolo, come possiamo appunto vedere in questo menu a tendina. Essenzialmente su Snowflake ci sono diversi ruoli, in questo caso 5, che possiamo selezionare: il ruolo di account admin, sysadmin, public, security admin e user admin. Come differiscono questi ruoli? Anzitutto, il ruolo di account admin è il ruolo con più privilegi. Incapsula infatti i ruoli di sysadmin e di security admin. È il ruolo di più alto livello e dovrebbe essere concesso solamente ad un numero limitato di utenti nell'account. Il ruolo di security admin è al secondo posto a livello gerarchico, si utilizza per creare utenti, ruoli e privilegi. Troviamo poi lo user admin, che è un ruolo dedicato solamente alla gestione degli utenti e dei ruoli. Specificatamente può creare utenti appunto e ruoli nell'account. Troviamo poi il ruolo di sysadmin che si utilizza per creare strutture di dati, tabelle e oggetti. E infine il ruolo di public, che è il ruolo con meno privilegi e diciamo le cui azioni sono visibili appunto a tutti. Questi ruoli sono di default e sono presenti in qualsiasi account di Snowflake. E come detto pochi attimi fa, il ruolo di default è appunto il ruolo di sysadmin, come poi possiamo vedere tra parentesi. Ora nel tutorial di oggi vi mostro come cambiare, perché immaginiamo di aggiungere un nuovo ruolo sulla piattaforma. E avremo quindi bisogno di usare quello di account admin. Come prima cosa, quindi andiamo a eseguire il comando use role account admin. Diamo invio, clicchiamo su run e vediamo qui nella barretta appunto che il ruolo è stato cambiato con successo, appunto. Ricordiamo che c'è una differenza tra il ruolo del menu contestuale, appunto questo che vi ho appena mostrato, dove assegniamo un ruolo che viene applicato al foglio di lavoro specifico, dal ruolo di sicurezza della sessione, ovvero quello che vediamo sotto il nostro nome dell'utente. Che può essere ovviamente contemporaneamente diverso dal ruolo utilizzato appunto in un foglio di lavoro. A questo punto vogliamo creare un ruolo apposito per il nostro nuovo membro del team, immaginiamo che si sia aggiunto un junior DBA, e lo andiamo ad assegnare appunto in questo caso a me stessa. Quindi intanto creiamo questo nuovo ruolo, anche qui andiamo ad eseguire il comando. E poi dovremo appunto assegnarlo a noi stessi. In questo caso vi invito a cambiare il nome appunto con il vostro.
Eseguiamo il comando e a questo punto anche questo comando è stato eseguito. A questo punto, se facciamo di nuovo clic in alto a destra, quindi dove troviamo il nome del mio, appunto il nostro nome nell'account, dopo un refresh, quindi facciamo un refresh della pagina, dopo un refresh dovremo appunto trovare il nuovo ruolo che abbiamo creato ed effettivamente eccolo qui. Assieme appunto agli altri, abbiamo creato appunto un nuovo ruolo. Posso ora utilizzarlo, appunto andando ad eseguire il comando use role junior TPA, clicchiamo su invio, diamo run, e a questo punto come prima cosa possiamo osservare che in realtà questo ruolo, questo junior TPA, in realtà non ha gli stessi privilegi, quindi non può eseguire tutte le azioni. Infatti, se noi osserviamo il riquadro dei database qui sulla sinistra, vediamo che questo junior DBA non ha accesso, ad esempio, al database City Bike o Weather. Quindi sarà necessario utilizzare il ruolo di account admin in questo modo e successivamente andare a in qualche modo assegnare il permesso al nostro utente junior DBA, il permesso appunto di utilizzare, di interagire con i database City Bike e Weather. Quindi selezioniamo entrambe le righe di testo, clicchiamo su Run e se noi adesso andiamo a utilizzare questo nostro ruolo, vediamo che appunto il ruolo Junior DBA sarà in grado di vedere i database City Bike e Weather. Con infine ipotizzando in realtà di voler cancellare il ruolo appena creato, ci basterà eseguire un drop role junior DBA. Bene, con questo è tutto. Se vi è piaciuto il video vi invitiamo a cliccare like oppure a seguire il nostro canale di The Information Lab Italia. Grazie e al prossimo video.